Benvenuti se siete nuovi. Io sono Salvo. Oggi parliamo sempre di domotica e di Zeni Smart. Oggi vedremo un interruttore con fotocellula. Un bellissimo interruttore, l'ho trovato molto molto efficace. E questo qui lo vediamo insieme. Funziona sempre con il nostro Google Home, anche con Alexa, con tutti i comandi FTTT e anche con la nostra rete di casa. Andiamo a vedere ora come funziona e cosa serve e quali scopi lo possiamo usare. Ah, scusatemi, una cosa. Zeni Smart il giorno 28 marzo farà un discount sul loro sito ufficiale. Se volete acquistare qualche prodotto comprensivo di questi qua che vi ho fatto vedere in questi giorni, potete acquistarli con uno sconto maggiore. Quindi affrettatevi a comprare, mi raccomando, il giorno 28 marzo 2019. E non mancate. Ok, oggi parliamo di un interruttore o un sensore di movimento o di luminosità della Zeni Smart, che vediamo anche come funziona, vediamo cosa c'è dentro la scatola e con quale app funziona, che è sempre la nostra Smart Life. Questo viene sempre offerto da Zeni Smart. Vi ricordo che Zeni Smart giorno 28 avrà dei forti sconti per tutti questi prodotti, quindi se qualcuno vuole acquistare questi prodotti lo può fare a un prezzo minore. Ci saranno dei coupon anche in regalo. E andiamo a vedere ora cosa troviamo dentro la nostra scatola. Dentro la scatola troviamo un ponticello con una bustina con ponticello e un morsetto che non serve a niente e delle viti. Troviamo pure una placchetta bianca con un sottoplacchetta, ora poi l'apriamo. E il nostro interruttore, che assomiglia molto al nostro mega interruttore che abbiamo pubblicizzato. Allora, allora il nostro interruttore funziona per Google Assistant, Amazon Alexa e FTTT. Funziona anche per il nostro Wi-Fi a 802.11, quindi 2 giga e 4. Funziona anche per iOS e Android. Funziona a corrente 100 volts, 240 volts, la frequenza è 50 60 hertz, 10 ampere il contatto a 240. Il massimo potenza che può portare è un 800 watt, quindi possiamo portare delle lampadine, apparecchiature non ne possiamo portare. Come abbiamo visto, all'interno della nostra scatola abbiamo un interruttore, un pulsante switch con sensore di luminosità. Praticamente questo qui, quando è buio, fa accendere questa lampadina, che ora poi vedremo come funziona. È un interruttorino all'interno
vediamo se riesco a mettere a fuoco, dove c'è scritto off auto e led, quindi possiamo avere anche una lampadina sempre accesa. Dietro troviamo il morsetto neutro, fase e il carico, perché possiamo caricare delle lampadine o qualcosa che non superi 10 A. Ha la sua placca in metallo come il pulsante Mega e il morsetto di messa a terra di collegare, e colleghiamolo sempre il morsetto di messa a terra, perché essendo che di plastica di metallo potrebbe darci qualche problema. Questa è la placchetta che si apre di qua, quindi abbiamo una sopra placchetta e poi la placchetta totale. Il colore delle placchette purtroppo è solo bianco, quindi trovate solamente la placchetta bianca. Ci abbiamo anche il verso come si monta, quindi questo dovrebbe essere montato da questa, in questa maniera, ma può essere montato anche così. Praticamente questi tipi di interruttori nascono per l'America, dove hanno i supporti 503 montati in questa maniera. Però messi così funzionano lo stesso, non ho niente di particolare. Abbiamo la nostra placchetta e il nostro supportino. Ok, andiamo a vedere ora il montaggio direttamente del nostro dispositivo. Ovviamente può andare, come dicevo, su un 503, ci va benissimo, e la sua placchetta viene in questa maniera. Quindi praticamente copre perfettamente il 503. Ok, andiamo a montare tutto nella nostra scatola 503. Lo facciamo direttamente qua per far vedere che entra perfettamente. Ci procuriamo una lampada, il nostro pulsante ovviamente e la nostra spina da banco. Allora, mi raccomando, staccate sempre la corrente, lo dirò sempre all'infinito, mi dispiace, però ve lo devo dire. Allora, incominciamo. Facciamo passare il nostro filo all'interno di questa scatola e anche il filo della lampada. Quindi, come ho fatto vedere sempre tutte le altre volte, la cosa principale che dobbiamo fare è andare a collegare i due neutri, il neutro della lampada e il neutro della corrente o della linea. Li colleghiamo insieme e le andiamo a collegare al morsetto. In questo caso c'è scritto neutral, ma è neutro, va bene. Lo apriamo. E lo andiamo a collegare. Ok, a questo punto dobbiamo andare a collegare il filo dove c'è scritto live. Live è la corrente diretta, la corrente che viene dal nostro salvavita differenziale, va bene. Quindi lo prendiamo e lo andiamo a collegare alla nostra, al nostro morsetto. Mi raccomando pure di stare attenti quando lo fate, di staccare la corrente, perché queste apparecchiature non hanno le protezioni come quelle che abbiamo noi in Italia, quindi in America hanno un altro sistema di lavoro. Allora, ora apriamo il morsetto load, che è il nostro carico, e le andiamo a collegare il morsetto, il filo della lampada.
Ok, a questo punto è tutto collegato. Andiamolo a posizionare dentro la nostra scatola. Come potete vedere, entra perfettamente. Ok, è posizionato. A questo punto dobbiamo andare a posizionare anche la nostra finta placca sopra all'interruttore o al nostro pulsante. Lo avvitiamo. E posizioniamo la placchetta. Ok, questo è quello che ci viene alla fine del nostro impianto, quindi verrà montato. Se fate un impianto ex novo lo monterete così, se avete un impianto già montato verrà messo in questa maniera. Andiamo a dargli corrente. Ok, al momento che voi lo accendete, date corrente, subito lui si accenderà la lampadina, però possiamo anche spegnerlo e accenderlo dal nostro pulsante. In questo caso teniamo spenta per vedere le nostre funzioni. Allora, in questo momento è messa in auto, quindi vediamo se riusciamo a farvi vedere. Ok. Allora, in questo momento è messo auto. Quindi che succede? Quando va via la luce solare, il sensore si spegne teoricamente e dovrebbe accendersi. Ok, in questo caso è pronto per il nostro pairing. Andiamo a vedere come si fa a fare il pairing. Ok, per fare il nostro pairing dobbiamo andare a selezionare la nostra app Smart Life. L'apriamo, andiamo più, andiamo dove c'è scritto altri e andiamo sul connettore wifi e flashiamo. Gli diamo la nostra password della nostra rete wifi. Mi raccomando, deve essere sempre 2G4 e diamo ok. Va a fare il pairing. Aspettiamo qualche secondo. Vi ricordo nel frattempo che in questo mese, marzo 2019, 28 marzo 2019, ci sarà questa grande svendita di materiale del Dezza Smart, va bene? Ok, lo chiamiamo, in questo caso chiamiamo la luce e mettiamo fine. Ok, abbiamo in questo momento abbiamo l'interruttore accendi e spegni dal nostro switch. Andiamo a vedere come funziona invece con il nostro sensore. No. Ora andiamo a vedere il funzionamento con la lampada LED. Allora, selezionando la lampada LED, quindi spostando tutto il cursore verso destra, andiamo a vedere come fa a funzionare la nostra lampadina. Praticamente quando ci sarà poca luce, staccherò la luce ora per farvi vedere, lui in automatico va ad accendersi la sua lampadina, quindi potrebbe essere per una luce notturna, quindi una stanza per i bambini, oppure un corridoio, un segnapasso per la notte, in un corridoio o in un bagno, potrebbe funzionare anche per questo.
Un'altra cosa che quando ci sarà la luce, quindi diventa giorno oppure accendiamo la luce della stanza, quindi così lui in automatico si spegne perché riceve luce. Quindi se lo stacchiamo lui si riaccende perché non c'è luce. Se ridiamo luce totalmente, facciamo finta che è la luce del sole, in automatico si stacca, quindi si va a spegnere la lampadina notturna. È una bellissima cosa perché praticamente essendo che io lavoro in un negozio di materiale elettrico, questo tipo di lampade me li vanno a ricercare per i bambini o le persone anziane per la notte, per avere un po' di luce la notte. È un ottimo sistema. Ok, ora vediamo la funzione auto. Praticamente la funzione auto non è altro che avete presente quando tornate a casa, aprite la porta e tutte cose sono al buio, e quindi avete borse della spesa e tutt'altro. Se questo qua viene posizionato davanti alla porta, la cosa che va a fare è di accendervi la luce in automatico. Ovviamente poi la dovete andare a spegnere voi. Quindi mettendolo col cursore a auto, quindi al centro, voi avete questo effetto. Ok, abbiamo visto che cosa serve, come si può far funzionare, è un ottimo prodotto, Zemi Smart ne ha una ogni giorno. E con questo io vi ringrazio, vi chiedo di mettere un like verso sopra se sono stato utile, di registrarvi al mio canale, di registrarvi anche al mio canale Telegram dove vi posso far vedere i miei prossimi video, anche perché la campanella di YouTube quando l'attivate certe volte non vi arriva mai la notifica. Registratevi anche al mio canale, anche al mio sito. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie Zemi Smart, ciao.